giochi e attività per favorire lo sviluppo cognitivo del bambino da 6 a 9 mesi. Bene, questa è la domanda che porremo alla nostra super Sabrina, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico e neonatale. Sabrina Verzeletti, psicologa, psicoterapeuta ed esperta di sviluppo cognitivo. E aggiungo io, autrice anche del bellissimo videocorso su come favorire il miglior sviluppo cognitivo del neonato da 0 a 1 anno e poi fino a 2, con tutti i giochi e attività. Ma bando alle ciance, entriamo nel vivo dell'argomento. Bene Sabri, cosa aspettarci dallo sviluppo cognitivo e psicomotore in generale del bambino a questa età? Questa è una fase molto molto produttiva, infatti finalmente il bambino inizia anche il periodo dello svezzamento, riesce a reggersi seduto con la schiena e quindi anche a avere una visione diversa dell'ambiente e del mondo circostante, tant'è che le attività che noi faremo a terra, sul tappetone, a pancia in giù o seduti andranno a offrire una prospettiva del tutto diversa al bambino. È questo il periodo ad esempio del cestino dei tesori, quindi andare a creare dei contenitori all'interno dei quali mettere una serie di materiali di diverse consistenze, forme e colori che possono andare a incuriosirlo. Queste sono delle attività che rendono davvero tanto autonomi i bambini e tanto interessati. Benissimo. Per aggiungere una cosa a quello che ha detto la Sabri, per quanto riguarda la parte di sviluppo motorio, ricordiamoci che soprattutto quando il bambino dai 6 mesi ha un buon sviluppo motorio, a 6 mesi e mezzo inizierà a voler raggiungere un gioco posto davanti a lui sul tappetone in posizione prona e di conseguenza inizierà a cercare di strisciare riuscendoci. E nell'arco dai 6 ai 7, 7 mesi e mezzo, di solito un bambino con un buon sviluppo motorio riesce a iniziare a strisciare. Altri bambini invece magari saltano lo strisciamento e iniziano a gattonare a 7-7 mesi e mezzo. Ad ogni modo intorno agli 8, diciamo che 8-8 mesi e mezzo, la maggior parte dei bambini con un buon sviluppo motorio dovrebbe iniziare poi a gattonare. E quando imparano a gattonare si mettono seduti in autonomia. Quindi se da una parte la posizione seduta dallo svezzamento in poi va benissimo, non c'è problema, quindi mettetelo tranquillamente sul seggiolone, però non abusate la posizione seduta anche per il cestino dei tesori finché il bambino stesso non è capace di mettersi seduto in autonomia. Quindi prendete tutte queste bellissime esperienze e cestino e giochi, esperienze sensoriali per proporre al bambino, ma magari prima degli 8 mesi proponiamoli un pochettino più dispersi di fronte a lui in modo tale che riesca a prenderli uno alla volta e mantenere una concentrazione e una qualità attentiva su un gioco alla volta. Di conseguenza, quando il bambino magari riesce a stare seduto, li possiamo proporre proprio nel cosiddetto cestino dei tesori. E come ha detto la Sabri, queste esperienze favoriscono lo sviluppo cognitivo a 360 gradi tramite tutte le esperienze sensoriali. Esatto. Un'altra cosa importante di questa fase di vita, aggiungerei, è anche l'emergere della consapevolezza del bambino di essere una persona diversa dalla mamma, diversa dai genitori. In questo periodo il bambino potrebbe anche accorgersi che i genitori sono assenti o si spostano in un'altra stanza e soffrire di questo, no? La famosa paura della separazione o paura dell'abbandono. Per ovviare o comunque tranquillizzare, allenare i bambini a questa cosa, il gioco del cucù è il più gradito di questa fase di vita, quindi la mamma e il papà che si nascondono e poi saltano fuori e sono sempre grandi risate. Tra l'altro esistono anche dei libri molto carini come ad esempio questo, che permettono proprio di fare il gioco del cucù. Bello questo, non l'avevo mai visto. Con animali, forme e tra l'altro poi pian piano il bambino inizia ad utilizzarlo anche al posto del genitore. Lo sai meglio tu che sei mamma. Benissimo, sì, un'altra cosa che ti posso aggiungere è che ovviamente teniamo conto che in questo periodo il bambino inizierà anche a muoversi, quindi avrà una percezione dello spazio completamente differente, riuscirà ad inseguire il genitore strisciando e gattonando e arriverà per tutta casa sviluppando delle competenze motorie ma anche cognitive e relazionali completamente differenti. Il bambino proverà magari a indicare, magari a 9 mesi, più un pochettino un po' più grande, quindi con la fase di pointing, si farà capire sempre meglio e noi come genitori dovremo essere bravi in questo botta e risposta, in questa partita tennis per lo sviluppo cognitivo e psicomotorio a 360 gradi del bambino. Bene, che dire, grazie mille Sabri per tutte queste bellissime informazioni che ci hai dato, vi invitiamo a venire a vedere il videocorso e altri video informativi sul nostro sito web dottorsilva.com e mattosilvaosteopata.com. E che dire, troverete anche ad esempio quelli su manovre di disostruzione, sul videocorso sull'autosvezzamento, il videocorso sulla parte di sviluppo motorio, sullo sviluppo del linguaggio, sullo sviluppo relazionale e tantissimo altro.
Grazie mille per essere rimasti con noi e ci vediamo nel prossimo video.